Ciao a tutti, amici di Fanwick, benvenuti a questa nuova diretta di Fanwick Quarantena. Io sono Elena e vi terrò compagnia per una mezz'oretta, 20 minuti. In realtà quest'oggi vorrei affrontare un argomento molto importante, ovvero quello della coppia al tempo del coronavirus, cioè consigli per sopravvivere in questa quarantena, e ne parlerò con un addetto ai lavori. Ecco, ne parlerò, ciao Marta, ne parlerò, ciao a tutti quelli che si sono collegati in questo momento, ne parleremo insieme al dottor Andrea Vaglica, direttore dell'Istituto di Psicologia Analitica, non solo psicoterapeuta e psicoterapeuta in sessuologia anche. Quindi, insomma, parleremo con lui di come comportarsi, quali sono i consigli, e le cose giuste da fare in questa situazione, quali possono essere le difficoltà, cosa non dobbiamo cedere, tra virgolette, e ci faremo quindi dare un po' di consigli da lui. Se avete delle domande, se state vivendo, la vostra convivenza in quarantena, se siete una coppia giovane, se siete una coppia longeva, se invece state vivendo la vostra relazione a distanza, perché appunto non state convivendo e dovete quindi affrontare anche, no, la difficoltà del distacco, fatecelo sapere. Se avete delle domande, quindi qualsiasi curiosità, scrivetelo nei commenti. E noi le faremo, io le farò appunto al dottor Vaglica. Benvenuti quindi su Fanwick, ancora una volta io non perderei altro tempo e andrei direttamente a chiamarlo se siete d'accordo, perché insomma le domande sono tante, i dubbi sono tanti, ci sono stati anche, c'è anche chi ha sollevato delle perplessità se avere rapporti sessuali oppure no durante questa quarantena, durante il coronavirus, perché insomma se si può trasmettere o non si può trasmettere, quindi poi i medici si sono espressi al riguardo. Il rischio, soprattutto, il rischio, soprattutto che c'è, secondo me, durante questa quarantena è quello di lasciarsi un po' andare, cioè non prendersi cura di se stessi, no? Perché insomma siamo tutti un pochino più rilassati e quindi c'è il rischio, magari, appunto, di invece sottovalutare un aspetto fondamentale che è anche quello estetico e quindi di volersi bene, prendersi cura, che è una qualcosa di molto importante. Benvenuti a tutti a questa nuova puntata di Fanwick Quarantena. Argomento di oggi, abbiamo detto, la coppia al tempo del coronavirus. E allora andiamo a telefonare immediatamente al dottor Andrea Vaglica e con lui analizzeremo il mondo delle coppie. Fatemi sapere se avete delle domande perché così gliele faremo in diretta. Benvenuti a tutti intanto. Oggi sì, parliamo di Eros, di sesso. Pronto? Pronto, dottor Vaglica, buongiorno, sono Elena Balestri. Sì, buongiorno. Grazie innanzitutto per aver accettato questo invito ed essere qui con noi in diretta su Fanwick. Sì, allora un saluto a tutti, buona serata a tutti, buona giornata a tutti. Senta, posso dare del tu? Volentieri. Ok, allora, vivere questa quarantena è già complicato, no? Di per sé, perché comunque ci troviamo in degli spazi ristretti, quindi abbiamo un po' sradicato i nostri modi di le nostre abitudini, no? Poi sappiamo che non possiamo fare una cosa e questo diventa, no? Come un sasso immenso dentro una Certo, scarpa. diciamo che non ci piacciono le privazioni, questo proprio in generale, no? Esatto. Ma soprattutto la curiosità è una coppia che si trova a vivere in uno spazio ristretto con tutte queste restrizioni, insomma, ci possono essere dei problemi, insomma, de delle cose a cui stare attenti. Ci sono dei rischi che si possono correre nel ménage proprio. Beh, sicuramente, sicuramente. Io stesso ho dei pazienti che sto seguendo su Skype, perché oggi questa è una possibilità che abbiamo. Ho dei pazienti che si trovano in grande difficoltà, perché è chiaro che se il rapporto con la famiglia o in coppia va bene, ci si ritrova ad avere più tempo con i propri cari. Se ci sono problemi, questi vengono amplificati. Ovviamente. Quindi
senz'altro diventa un problema. Tra l'altro uno di questi pazienti ha una fobia da contaminazione, per cui lui ha paura che tutto questo normalmente, proprio a prescindere dal coronavirus, ha paura delle malattie, ha paura che possa ammalarsi andando in giro, figuriamoci, no? Stando insieme 24 ore su 24 con la moglie, poverini, questo crea sicuramente un problema, è inevitabile. Direi di sì, direi di sì. Qual è un consiglio che appunto, poi immagino le coppie longeve possono avere possono incorrere, tra virgolette, a delle difficoltà, a delle problematiche, le coppie invece magari appunto a lunga distanza, diciamo di lungo termine, possono in realtà sottovalutare, no? Magari degli aspetti. Qual è un consiglio fondamentale, un punto fondamentale che è bene seguire in una situazione come questa? Sì, guardi, io guarda, questo veramente credo che sia, adesso al di là delle coppie che sono in crisi, no? Certo. Ma proprio in generale credo che sia una strana, particolare opportunità che abbiamo, che è quella di poter parlare, di poter comunicare. Noi andiamo sempre di corsa, improvvisamente ci troviamo ad avere tanto tempo a disposizione. Quindi poter parlare, potersi raccontare, potersi riscoprire nuovamente, questo per le coppie più longeve, ma anche le nuove coppie, no? Hanno la possibilità di potersi raccontare tante cose e da soli, nel rapporto con noi stessi, la possibilità di poter guardare dentro, di poter riflettere sul senso della propria vita, al di là del periodo contingente, ma proprio per quello che riguarda noi stessi. Molti pazienti sognano di più, secondo me non è un caso che ricordano più facilmente i sogni. Cioè riescono in questo momento loro riescono a ricordare di più i sogni quando si svegliano. Sì, esatto. Questo secondo me è perché c'è proprio la necessità di un rapporto col proprio mondo interno che è diverso. No? Certo. In un mese a noi è cambiata la vita e Sì. questo chiaramente porta a fare delle riflessioni, no? Sul senso di quello che sta succedendo, ma insisto proprio su noi stessi. Certo. C'è anche a volte leggeva, insomma, leggevo un po' su internet, nella rete ovviamente, no? C'è chi si sta lasciando andare ad abbigliamenti comodi per la casa, chi invece sostiene fortemente che bisogna prendersi cura di noi. Anche questo può essere un meccanismo che in realtà può andare ad intaccare un rapporto di coppia in un periodo alla lunga. Sicuramente, sicuramente. Io credo che dietro ci sia un disturbo anche psicologico, che è uno stato depressivo. La privazione, noi siamo partiti parlando di privazione. Certo. La privazione, è legata al concetto di mancanza, che è strettamente legato al concetto depressivo. Cioè una persona depressa sente che c'è un'assenza, è come se ci fosse un lutto che non è di una persona reale, ma è di uno stato nostro psicologico. Beh, qui questo rientra perfettamente quello che noi stiamo vivendo nell'ipotesi di uno stato depressivo. Chi è più soggetto può sperimentare questo stato depressivo ed avere la tendenza a lasciarsi andare. Questo è un problema innanzitutto per lui, poi certo, inevitabilmente anche per una coppia. C'è un esercizio che uno potrebbe fare per appunto per mantenere per evitare insomma di lasciarsi andare, o comunque un esercizio invece da poter applicare nella coppia. Certo. Ma come dicevo prima, sicuramente quello di parlarsi, di raccontarsi le cose, senza che ognuno trascini l'altro nell'ansia, no? Perché questa è anche questa a casa, secondo me, un'indicazione giusta. Cioè, è evidente, no? Si diminuiscono i rischi del contagio, però il rischio è anche quello dell'ansia, quindi un buon esercizio è raccontarsi ed affrontare insieme la realtà delle cose che stiamo vivendo, senza che questo diventi un crescendo ansiogeno, un tam-tam, no? Ansiogeno Certo. tra le persone della coppia. Un esercizio, certo, è quello di continuare ad avere cura di sé, ci mancherebbe altro, no? Questo senz'altro. Cioè, io so di persone, anche in coppia, che fanno dell'esercizio fisico, fanno ginnastica.
insieme. Beh, è carino, no? Cioè, Certo. anche questa è una buona cosa. Anche un modo per stimolarsi appunto vicendevolmente, no? E tenersi quindi Certo. più su. Intanto voglio ricordare a tutti quelli che si sono collegati in questo momento alla nostra diretta che siamo in collegamento telefonico con il dottor Andrea Vaglica, che è psicoterapeuta e anche esperto di sessuologia, e quindi stiamo parlando dei problemi delle coppie all'interno di questo periodo di quarantena causato dal coronavirus, le coppie che hanno figli, cioè penso coppie che hanno figli e coppie che non hanno figli, avranno dei, tra virgolette, forse delle problematiche differenti o comunque si troveranno a dover gestire, no, degli stress differenti. Certo. I figli diciamo che sono una meraviglia da un certo punto di vista, ma ci portano a svolgere dei compiti anche inattesi. Dicevo che in un mese è cambiata la nostra vita. Una delle cose che è cambiato è che in una coppia dove tutte e due lavorano, improvvisamente si trovano a trascorrere 24 ore col bambino. Siamo realisti, non è sempre facile, sempre bello, no? Ci sono, insomma, questo richiede un impegno notevole, no? Ma che questo possa trasformarsi in un'ipotesi invece di maggiore profondità all'interno della famiglia stessa, io questo me lo auguro. Posso dire una cosa riguardo i bambini? Quando sono abbastanza grandi, diciamo, ma per me abbastanza grandi vuol dire dai 5, 6, 7 anni in su, eppure è giusto parlarti del coronavirus. Ovviamente la difficoltà sta nel genitore di riuscire a utilizzare un linguaggio che sia comprensibile per il bambino, ma in maniera comprensibile non bisogna negare la realtà. Cioè, un bambino ha bisogno di sapere le cose, il bambino è curioso, quindi che gli si spieghi in modo semplice, in un modo comprensibile, quello che sta succedendo, cioè che c'è una malattia per cui appunto non si può uscire, non si può andare a scuola, non si può più andare al parco. I bambini sono curiosi, vogliono sapere. Non è con la Certo. negazione che si aiuta il bambino, assolutamente, Quindi è con l'informazione. trovare le parole giuste, il modo giusto, però ecco, insomma, informare anche i bambini e renderli partecipi di quello che si sta vivendo e non nascondergli invece quello che sta Esattamente. accadendo. Esattamente, questo lo diceva anche Freud, ma poi l'hanno detto tutti i terapeuti che seguo io, tutti i terapeuti che si sono occupati del bambino, senz'altro. C'è una persona che ha chiesto, ci manda una domanda, vorrebbe avere qualche consiglio su come relazionarsi con persone che sono in evidente stato d'ansia e che a causa di questa situazione magari diventano un po' più aggressive nei modi di fare, anche verbalmente. Sì, certo. Allora, cosa fare? Una cosa, intanto, che sta proponendo proprio l'ordine degli psicologi, che ha creato un elenco di terapeuti, io ho aderito a questo ad esempio, ha creato un elenco di terapeuti disponibili a fare sedute su Skype. Chiaramente può sembrare un po' bizzarra come cosa, ma visti i tempi, meglio così che non fare nulla. Certo. Ed è quindi si può, andando sul sito dell'Ordine degli Psicologi, si può trovare l'elenco dei terapeuti che hanno aderito a questo. Tra l'altro anche l'Ordine dei Medici ha condiviso questo elenco. Quindi anche adesso è possibile fare terapia in qualche modo. Quindi quando c'è un disagio io invito senz'altro a chiedere aiuto, a rivolgersi e chiedere aiuto. Se la persona rifiuta un aiuto di questo tipo, comunque è importante non assicurare, cioè la cosa che si diceva tempo fa, no, è matto, non contraddiciamo, ovviamente non è vero, anche chi ha problemi, chi ha disturbo psicologico ha bisogno di realtà, quindi Certo. chi deve vincere è sempre la realtà, non l'aggressività o peggio ancora il delirio, no? Certo. E comunque è anche la persona, magari appunto, che tra virgolette diciamo subisce gli effetti, no? Di Deve chiedere questa. aiuto, Esatto, si certo, deve deve rivolgere. accettare Quindi non questo. pensiamo che soltanto chi soffre di un problema effettivo deve rivolgersi magari a uno psicoterapeuta. No, anche una persona che appunto è dall'altra parte, che apparentemente si sente normale, ma diciamo è vittima, è bene che insomma, ecco, si rivolga e parli con qualcuno in modo tale magari da poter trovare un confronto e un consiglio. Sicuramente, senz'altro. Quello che non va fatto è accettare la violenza dell'altro o il problema dell'altro, questo non è accettabile, ecco, quindi bisogna reagire in qualche modo, senz'altro.
Invece, passando a un argomento sicuramente più piacevole, più piccante, se vogliamo anche, come cambierà? Cosa succede all'intimità e alla vita sessuale di coppia durante un periodo come questo? Cosa può succedere? Quali scenari ci possono essere? Se mi consentite una battuta, nasceranno più bambini. Speriamo. Beh, il numero delle nascite in questo periodo è andato molto bene, ho visto dei dati, insomma, sono nati tanti bambini, quindi chissà, bisognerebbe fare tra 9 mesi controllare un po'. Dire di essere stanchi o che manca tempo o che non c'è la possibilità, e quindi sì. È anche un modo per riscoprirsi, per sperimentare nuovi giochi, nuove fantasie, metterle in pratica. Insomma, un po' di vita piccante non è mai male, non guasta mai, no, all'interno di una coppia. Insomma, prendiamoci anche l'occasione, visto Assolutamente. che dobbiamo stare a casa, no? Vedere un po' di Assolutamente. giochi. Assolutamente. Sarà un po' più complesso chi ha i figli, forse per nascondersi o per mascherarsi o comunque sia per ritagliarsi quel momento di intimità, ma potrebbe anche questo Si diventare. addormenteranno anche i bambini, no? Prima o poi, ecco. Poi può sempre diventare anche lì un gioco, no? E quindi ecco. Ha parlato giustamente di fantasie, no? Quanto è importante comunque cercare di mantenerle vive nell'ambito appunto dell'intimità proprio, no? Quindi magari di giocare mi viene a dire sperimentare, ma forse non è la parola corretta. Guardi, la fantasia nell'apporto della vita sessuale è fondamentale. C'è un termine che io preferisco, che è immaginario, perché l'immagine è senz'altro a che fare con l'inconscio. Quindi mantenere un immaginario, una fantasia attiva nella vita sessuale di coppia, ma volendo anche di singolo, no? Perché comunque possono avere degli incontri. Certo. Quindi questo è sano, è assolutamente sano. Poi bisogna distinguere il fatto che incontro la fantasia, io posso provare una forte eccitazione seguendo certe fantasie di cose che magari non mi piacerebbe fare nella realtà, no? Però in ogni caso l'immaginario stimola, è un forte stimolante, Quindi è dobbiamo uno alimentare. stimolante psichico straordinario. No? La sessualità non è solo l'incontro di due genitali, no? La sessualità è un incontro di due persone, ognuna delle quali con le proprie immaginari, con le proprie fantasie. Sì, è un incontro molto più complesso effettivamente, non è soltanto un atto fisico proprio meramente fisico, ma No, sono appunto. due mondi che si incontrano, per questo poi noi cambiamo partner e cambia il nostro modo di vivere il rapporto di coppia, di vivere l'amore, di vivere anche la sessualità. Cambiamo noi il rapporto con l'altro. Certo. Dottore, io la ringrazio tantissimo per essere stato insieme a noi, per averci dato un po' di consigli e anche, insomma, fatto sorridere. Ragazzi, come ha detto, pensateci, in questo periodo potrebbe essere l'occasione giusta per mettere in cantiere un progetto per il futuro, poi ci risentiamo tra 9 mesi e guardiamo un po' come stanno le cose. Grazie Saluto a tutti, ancora, arrivederci, buona quarantena. grazie. Mi piace altrettanto, visto quello che abbiamo detto. Esatto. Arrivederci, grazie ancora. Bene, abbiamo parlato al telefono con lo psicoterapeuta Andrea Vaglica. Lui è direttore dell'Istituto di Psicologia Analitica, uno psicoterapeuta appunto esperto in sessologia. Come vedete, ci sono delle problematiche in cui possiamo incappare tutti quanti. La cosa che ha detto giustamente, c'è anche un elenco ed abbiamo postato l'indirizzo dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, dove ci sono tutta una serie di dottori che hanno dato la loro disponibilità. Li potete contattare su Skype, verranno fatte delle sedute. Coltivate la vostra immaginazione, il vostro immaginario, questa è la cosa importante che giustamente il dottore ha fatto presente. Io vi do appuntamento a questo punto a domani, ma con un piccolo cambio. Non saremo più in diretta qui sulla pagina Facebook di Eventi Roma, ma piuttosto saremo sul nostro canale YouTube fanweek.it. Quindi vi aspetto domani alle 3 per una straordinaria diretta con altri fantastici argomenti, chissà che non siano tanto piccanti come quelli che in parte abbiamo affrontato oggi nell'ultima parte di questa conversazione. E adesso divertitevi, ecco, godetevi questa quarantena, mettetela a frutto. Vi do un bacio, ciao!
Da Elena è tutto, vi aspetto domani sulla pagina di YouTube fanwik.it alle 13, alle 15. Ciao a tutti!